L'ossigenoterapia è la somministrazione di ossigeno iperbarico tramite un device topico vaginale. Io sto parlando dell'ossigenoterapia ginecologica perché l'ossigeno effettivamente ha delle grandi valenze nelle varie applicazioni. Nell'applicazione ginecologica noi utilizziamo questo device topico vaginale per inalare ossigeno. Le patologie che in particolare vengono applicate sono innanzitutto la secchezza vaginale, le recidive di vaginiti, il lichen sclerotrofico e le vulviti. Queste sono le patologie che si sono viste grandi successi dell'ossigenoterapia. In particolare le recidive delle vaginiti è stata un po' una sorpresa. L'effetto proprio immediato, quasi terapeutico o farmacologico proprio. Tutto l'ossigeno, la terapia con l'ossigeno è un biostimolante. Questo è una cosa importante perché promuove i processi riparativi con l'aumento del metabolismo cellulare e poi incrementa la matrice extracellulare. E stimola la neoformazione vascolare. Questo è importante perché questa è un'azione diretta che l'ossigeno ha sulla mucosa vaginale. Poi l'ossigeno ha una funzione antinfiammatoria perché favorisce lo smaltimento delle sostanze che mediano il dolore. Sono il dolore e l'infiammazione stessa. Gli osteociti, l'istamina, la serotonina o le prostaglandine. E poi previene l'adesione all'endotelio degli polimorfonucleati, che sono quelli che determinano poi la cascata infiammatoria dei tessuti. Questa è l'azione, diciamo, antinfiammatoria. Ma quello che è importante è l'azione battericida. Azione battericida che avviene sugli anaerobi, bloccando la sintesi proteica, glicidica e lipidica. E su tutti gli altri batteri un'azione indiretta perché stimola le cellule macrofagiche e stimola la produzione dei polimorfonucleati. Infine, in particolare poi il discorso legato agli anaerobi. Gli anaerobi vengono, diciamo, attaccati grazie alla produzione dei radicali liberi dell'ossigeno, mentre sugli aerobi, su tutti gli altri batteri, l'azione è un'azione batteriostatica che stimola l'azione fagocitaria e la produzione dei polimorfonucleati. I vantaggi sono sul campo, immediati, si vedono già dalla prima applicazione. Si vedono questi vantaggi, sì, perché questa applicazione avviene attraverso un'associazione con l'acido ialuronico, acido ialuronico che previene e promuove la proliferazione dei cheratociti e ha poi un'azione trofica e regola l'azione dei fibroblasti. Quindi c'è un'azione prima con l'ossigeno, poi l'ossigeno insieme con l'acido ialuronico e questo dà dei successi notevolissimi. Sono delle sedute che durano pochi minuti, dai 15 ai 20 minuti, che vengono ripetute una volta alla settimana o secondo dei protocolli ogni 15 giorni e durano un mese e gli effetti si vedono e questo è il discorso, diciamo, degli effetti positivi. Cioè bisogna provarla per avere, incredibilmente anche noi come specialisti siamo stati un po' sorpresi di ottenere questi risultati. E controindicazioni zero, e questa è la cosa più importante perché non c'è nessuna controindicazione e naturalmente l'inalazione di ossigeno e una lavanda con l'acido ialuronico, mi pare evidente, non ha nessun effetto collaterale. Previsti erano buoni. Quelli che abbiamo ottenuto sono super buoni,
perché sono al di là, andati al di là delle nostre aspettative. In particolare, un po' tutti ci siamo detti, è stata una sorpresa, quasi per caso, un'applicazione sulle recidive di vaginiti. Quello sapevamo del discorso del lichen sclerotrofico sulla secchezza vaginale ed era un po' prevedibile sulle vulviti, ma quello che ti ha sorpreso in particolare è stata sulle recidive vaginali. Comunque, sulla secchezza vaginale è una sicurezza, c'è un miglioramento già dopo le prime, seconde, non poi la terza applicazione, ed è duraturo, cioè almeno nell'esperienza che non è tantissimo che la sto usando, quindi in questi 6-7 mesi di applicazioni, cioè di ritorno delle pazienti, perché è un anno, e quindi le 6-7 controlli a 6 mesi che ho avuto, sono veramente eccezionali.